Ciao a tutti e benvenuti nel video di Halloween. Si tratta di una collana che realizzerò con la resina, ma che allo stesso tempo, poi vi dirò perché, si potrebbe anche ripetere, quindi rifare con la colla a caldo per chi appunto non avesse la resina. Questo perché utilizzerò questa nuova resina UV che è di Resin Pro ed è la Fairy Wings in collaborazione con Nina Creations, che è una resina molto particolare. Fuori c'è un vento fortissimo, quindi se sentite cose strane, sapete insomma a cos'è dovuto. E come dicevo, questa resina è molto particolare perché mantiene una sorta di elasticità. In pratica io la vedo molto simile alla colla a caldo, ma allo stesso tempo molto superiore, perché essendo una resina si può fare di tutto. E quindi la mettiamo subito alla prova. Io l'ho testata giusto così per vedere un pochino di cosa si trattasse, ma non ho realizzato niente di particolarmente complesso. E vabbè, non andrò a farlo neanche adesso perché quello che farò comunque è facile. Però si tratta di una ragnatela che adesso andiamo subito a creare e che utilizzeremo come, diciamo, ciondolo più importante, base, ecco, per una collana. Questo qui è uno dei miei stampini che stavolta utilizzerò per la parte di dietro. La ragnatela la voglio fare in un modo semplicissimo, cioè lavorando come se, si facesse una specie di asterisco a metà. Ora vi faccio vedere. Io direi che può andare bene così e poi eventualmente taglio proprio con una forbicetta la parte in più qui. E se vogliamo possiamo anche aggiungere degli strass, dato che è pensata per Halloween e magari può essere più, diciamo, appariscente. E da questo punto direi che possiamo vedere come risulta catalizzandola con la torcetta per qualche minuto. Siccome voglio dare una passata anche dalla parte posteriore, la stacco. Ed ovviamente più la resina catalizza e meno si vedrà quell'alone che avete visto prima, cioè il segno della parte posteriore della ragnatela, che ho tolto con un semplice tovagliolo di carta. Benissimo, non rimane più alcun residuo, la resina è pronta e quindi anche la creazione. Adesso vi voglio fare vedere proprio quello che cercavo di dirvi prima. La resina tradizionale è abbastanza rigida, mentre questa è flessibile e questa, diciamo, sorta di flessibilità è quella che riscontro anche con la colla a caldo. E tornando alla creazione che adesso andremo a terminare, ci servirà fare due forellini sulle estremità perché questo, diciamo, questa ragnatela, questo disegno starà al centro. E qui ci saranno delle catenelle che reggeranno appunto questo disegno, che sarà praticamente la parte più bella della collana. Possiamo anche farli con un ago, stando, mi raccomando, sempre attenti. E questi buchetti ci serviranno per mettere gli anellini di congiunzione. Dopodiché, cioè dopo aver messo gli anellini di congiunzione qui e qui, di aver fatto l'aggiunta della catenella, o meglio di due pezzetti di catenella che sono appunto la nostra collana, mettiamo anche un anellino di congiunzione qui e la chiusura, e dall'altra parte solo l'anellino. Ed ecco qua, la nostra collana è pronta ed è, diciamo, una cosina per Halloween che però nello stesso tempo non è proprio super appariscente, cioè si può indossare tranquillamente, giusto se vogliamo dare un tocco diverso a quel giorno. Volendo possiamo anche aggiungere un altro pezzetto di catenella ed un ciondolino a forma di ragno, anzi sinceramente lo faccio subito. Eccolo qua e possiamo scegliere dove applicarlo, se proprio nella ragnatela oppure dove ci sono gli anellini, insomma, dove ci piace. Devo dire che qui non sta male e per quanto a me non piacciono particolarmente i ragni, questa collana piace.
riproducibile in tantissimi modi, colori, anche stili, perché alla fine ognuno può fare come meglio si adegua alla propria personalità. E non mi resta quindi che augurarvi un Halloween felice e spensierato. Mangiate tanti dolcetti, ma non troppi. E vi mando tanti baci e ci ritroviamo qui prestissimo. Ciao!